Da una felice intuizione dei lungimiranti amministratori di Nocera Umbra, negli anni 90 prendeva forma una inusuale ma fantastica corsa in salita su terra. Era il Nido dell'Aquila, una cronoscalata dall'indubbio fascino, l'alter ego europeo alla Pikes Peak americana che ebbe un incredibile successo entrando nel cuore degli appassionati. Vi parteciparono, diedero spettacolo e vinsero campioni dell'Olimpo automobilistico mondiale, da Gustavo Trelles al quattro volte iridato Tommy Mäkinen, da Andrea Ghini a Luciano Tamburini. Nel weekend dal 10 al 12 settembre, il Nido dell'Aquila ha fatto il suo attesissimo ritorno sulla scena agonistica tricolore. E l'impegno e la collaborazione assunta tra il comune di Nocera Umbra, Radio Subasio, la scuderia Rubicone Corse, con l'appoggio e la promozione della federazione ACXAI a riportare in vita la manifestazione mai dimenticata dagli appassionati che hanno risposto alla grande alla chiamata. Per noi è una grande scommessa, sicuramente il nostro intento è, va bene, di dare una bellissima accoglienza, di far divertire tutti voi loti in questo tracciato che voi stessi ci dite che è unico oltre a quello in Colorado, ma soprattutto il modo migliore per portare in giro il nome di questa città, per far gustare le bellezze naturali che di questo luogo e le peculiarità gastronomiche offerte dalle nostre strutture recettive. Questo per noi è stato un grosso investimento anche sotto un profilo economico, proprio per poi andare a raccogliere i frutti magari sì in questa prima edizione, ma soprattutto negli anni futuri, sperando che porti veramente l'eccellenza a questa città. Per noi è un grande onore essere qui a Nocera e Nocera ci sta accogliendo con tutti gli onori e i meriti di un grande evento. E per noi, ripeto, è un onore poter portare la nostra disciplina che è l'automobilismo, la nostra passione, la nostra vita e che un comune come Nocera l'abbia abbinato alla crescita di questo paese che ha veramente tanta voglia di crescere e tanta voglia di far bene. Loro hanno voglia di promuoversi e questo sicuramente è uno dei migliori modi di farsi conoscere nel mondo, perché abbiamo questi piloti che hanno una fama internazionale e portano nel loro paese la conoscenza di questo posto. L'ascesa ai 1500 metri del Monte Pennino, tracciata sui 9 km della strada sterrata con start da Colle Croce, era l'evento più atteso dagli appassionati, ma non il solo avvenimento clou dei tre giorni motoristici. Il fine settimana umbro ha vissuto intensi momenti conviviali ed istituzionali che più di una volta hanno sottolineato la voglia di rinascita dei nocerini, la volontà di questa gente di riavere la loro manifestazione. A conferma di quanto sia sentita ed attesa non solo dai concorrenti, Nocera Umbra ha accolto festeggiando gli equipaggi ed i loro accompagnatori, riservando particolari iniziative come le special card, sconto per acquisti a prezzi agevolati, happy rally hour serali con la collaborazione dei locali pubblici, una grande cena a bordo piscina ed ogni sera talk show in diretta su Radio Subasio. La storia del Nido dell'Aquila ricomincia da dove si era interrotta nel 1995 con la presenza di Luciano Tamburini, straordinario vincitore dell'ultima edizione disputata. L'uruguaiano Gustavo Trelles, quattro volte campione del mondo gruppo N dal 96 al 99, è primo a trionfare in cima al Monte Pennino con una Lancia Delta. Quando ho sentito che si faceva, mi hanno fatto l'invito, ho detto subito di sì, che mi avrebbe piaciuto venire. Di fatto praticamente era già 7-8 anni che ho smesso di correre, ho fatto il rally Argentina quest'anno per mettermi un po' in allenamento e adesso bueno, facciamo questa gara che veramente fa molto piacere e ho un bellissimo ricordo di averla fatto quell'anno lì che abbiamo vinto di fronte al team ufficiale della Lancia a quel momento lì. Campione di Francia e pilota ufficiale di Ford, Peugeot e Mitsubishi, François Delcourt ha significato l'importanza dell'evento con la sua presenza, restando colpito dalla bellezza naturalistica ed architettonica della cittadina umbra ed andando a formare con Simone Campedelli il Dream Team della Tecno Junior. Je suis très tanto felice essere qui a Nocera Umbria. E ho visto le macchine. È molto molto veloce, allora ho bisogno di vedere per andare più veloce anche me, perché non conosco molto bene la strada. Ti mancano i rally? Sì sì, molto molto molto, ha bisogno di guidare.
dopo 15 anni era una gara che ha lasciato il segno, anche se la si è fatta per pochi anni, dove hanno vinto grandi campioni del rallismo internazionale. E siamo qua oggi, una grande emozione, c'è François Delecour, Gustavo Trell, Bruno Bentivogli, e cerchiamo di divertirci e di andare a tutta. Molti campioni nazionali che hanno firmato il libro delle presenze con tanta voglia di vittoria. Il popolare Bruno Bentivogli con la Subaru Impreza, il giovane umbro Francesco Fanari con la Ford Focus VRC, il romagnolo Natale Casalboni su Proto Buggy, Marco Rossetto con un Proto BMW, Giovanni Galleni su Maggiolino Fan Cup ed altri 40 piloti italiani. Guarda, è una prova che è da film, troppo bella come fondo, bella da guidare, poi c'è tantissima bella gente, cioè veramente da rifare tutti gli anni, anche due volte all'anno se si può, troppo bello. Lo show sportivo ha preso banco prepotentemente sin dalle prove ufficiali. La gara entrava nel vivo nelle due manche di prova sul veloce tracciato allestito dalla Rubicone Corse ed ottimamente preparato dai preliminari interventi dei tecnici del comune e dalla comunità montana. Al termine di un duello entusiasmante con un tempo di 4 primi, 24 e 470, al volante della Mitsubishi Lancer debitamente predisposta per la gara di velocità, Simone Campedelli è stato il più veloce alla fine delle due salite di prova. Il giovane portacolori della scuderia Rubicone Corse ha staccato di 4 secondi e 670 a Delecourt, apparso subito all'altezza della sua fama. Alla prima partecipazione, Delecourt è stato autore di un crono 4 primi, 29 e 140 di rilievo assoluto. Dietro le due Mitsubishi Lancer della Rubicone Corse si è installato Bruno Bentivogli, da 35 anni protagonista della scena tricolore e per nulla intenzionato a lasciare via libera ai due quotati avversari. Terzo tempo per il forte pilota romagnolo con la sua Subaru Impreza davanti a Trelles e che, seppur arrivato a Nocera poche ore prima dell'inizio delle prove, ha subito fatto vedere di non aver perso lo smalto, firmando il quarto tempo, pur senza avvalersi dell'uso del navigatore come hanno fatto invece i suoi avversari. Quinto tempo per il vincitore del Nido 1995, Luciano Tamburini. Dopo aver lavorato per sistemare l'assetto del suo prototipo motore Ford Cosworth, il bresciano si è inserito nella top 5. La prima giornata è stato un piccolo anticipo della gara domenicale, avvincente sfida sul filo dei centesimi di secondo, che si è svolta sulle tre salite finali con classifica stilata per somma tempi dei due migliori risultati. Veramente ce lo siamo chiesti un po' tutti, come siamo riusciti a fare una cosa così straordinaria, ma abbiamo pensato al percorso, questo luogo incantevole che collega questa vallata magica con il Monte Pennino, che è la cima più alta della regione dell'Umbria. Abbiamo portato degli esperti per verificare se si poteva fare qualcosa di importante. Piano piano è nata questa grande manifestazione, è cresciuta con gli anni, 5 anni straordinari. Adesso sono passati 15 anni, sono cambiate tante cose. Io l'ho ripresa, sono molto soddisfatto e credo che ci sarà lo spazio per migliorarla assolutamente, e nei prossimi anni ne vedremo delle belle, perché questa è stata definita da tutti uno dei più grandi appuntamenti del rallismo internazionale. La giornata conclusiva è incentrata sulla sfida tra i 5 campioni presenti, che non hanno lesinato in fatto di impegno, dalla quale è emerso Simone Campedelli dopo un infuocato duello con Gustavo Trelles. Il giovane romagnolo ha battuto per un battito di ciglia soli 360 centesimi di secondo l'uruguaiano, trionfando al Nido dell'Aquila 2010. Come sottolinea l'esiguo distacco finale, il giovane talento romagnolo navigato da Danilo Fappani ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere ragione del suo quotato avversario, dando fondo a tutto il suo repertorio. Nella seconda salita Campedelli non ha brillato come avrebbe potuto, per la non ottimale scelta degli pneumatici, ed è stato superato da un brillantissimo Trelles. Nella prova finale Campedelli si presentava con gli pneumatici Racing anteriori intagliati per migliorare direzionalità e trazione, riuscendo così a segnare un altro crono straordinario e fissando un nuovo limite di manche in 4 primi, 21 secondi e 15, che sommato a quello del primo passaggio gli valeva appunto la vittoria per 360 centesimi. Trelles, vincitore nel 1991 su di un tracciato più lungo di 2 km, in questa edizione pagava il fatto di non aver potuto provare a fondo il percorso, ma si è espresso su grandi livelli in crescendo di prestazioni strabiliante.
Con una guida perfetta ed assecondato da una alleggerita versione della Mitsu di Innocentini, l'uruguaiano ha sfruttato al meglio la competitività degli pneumatici, facendo segnare il secondo crono della giornata nella salita centrale, senza però confermarsi nella terza. Trelles esce dunque per la terza volta al secondo posto assoluto nella gara di Nocera Umbra. Aggressivo e velocissimo, Delecour, in coppia con Dominique Savignoni, si segnalava per il costante incremento delle prestazioni al volante della Mitsubishi Lancer, salendo sul gradino più basso del podio. In debito di allenamento a correre su sterrato, il funambolico asso francese ha lottato sino all'ultimo, regalando indimenticabili passaggi d'autore sugli 8 km e mezzo del tracciato. Grandissimo quarto posto finale per Bruno Bentivogli, la cui vettura è parsa inferiore rispetto a quelle dei tre piloti che l'hanno preceduto in classifica. Bentivogli ha comunque concluso davanti al vincitore del Nido 95, Luciano Tamburini, primo nella categoria prototipi cross, in difficoltà a governare al meglio la tanta potenza del suo leggerissimo prototipo tubolare. Il bresciano, più volte campione italiano ed europeo di specialità, ha regolato per 5 secondi sul traguardo il romagnolo Natale Casalboni con un buggy integrale della Sport & Service. Terzo sul podio della categoria autocross ha chiuso Sergio Valerio della scuderia Palladio. Mariano Rossetto su BMW e Cristiano Rubba su Fiat Punto sono stati i protagonisti delle categorie minori. Francesco Fanari ha tenuto alta la bandiera degli Umbri, risultando ottavo assoluto e primo tra le vetture World Rally Car al volante della Ford Focus della RP Racing. Gianmarco Marcori, in coppia con Rosignoli, ha vinto tra le vetture derivate dalla serie su Mitsubishi Lancer, regolando al traguardo Cappella e Soleri. Manifestazione di grande successo e io voglio ringraziare veramente di vero cuore tutti coloro che hanno dato questo grande contributo, dalla Rubicone Corse, da Autosprint, Radio Subasio, la Regione Umbria, provincia di Perugia. Insomma, noi abbiamo messo il massimo e da domani dobbiamo ripartire per l'evento 2011. È stata veramente una bella battaglia poter lottare con dei grandi campioni ad armi pari, ma soprattutto per lo spirito. Sono campioni non solo in macchina ma anche fuori, è stata una battaglia molto sportiva e pensare che, per dire, François Delecour dice che mi augura un bel futuro, per me è una gran cosa, visto che io guardavo i suoi filmati a casa e potevo solo sognare, e oggi essere qui con loro è bello, quindi complimenti a manifestazione, a tutto, e una vittoria che dedichiamo a tutta la Rubicone Corse, e perché se lo merita, e al comune di Nocera Umbra, a tutti loro, grazie per il bel weekend. Dopo la lunga pausa estiva, il campionato italiano Open Masters è ritornato in pista con la sua nutrita carovana, il primo weekend di